Siamo a colloquio con Monsignor Mario Zenari, da 6 anni nunzio apostolico a Damasco. La Siria sta vivendo il suo quinto anno di guerra civile con un bilancio impressionante, 220.000 morti, 20.000 persone di cui non si ha più notizia, 1.650.000 bambini che non vanno a scuola. Sono alcune delle cifre del dramma. Chiediamo al nunzio se ci sono ancora margini per un'azione diplomatica efficace che possa interrompere la carneficina in atto e possa porre le basi per un vero processo di pace. Purtroppo le cifre citate vanno riviste al rialzo e per quanto riguarda i tentativi di una soluzione politica del conflitto, occorre ricordare che attualmente sono in corso i tentativi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite, De Mistura, che sta ascoltando un po' i pareri, le idee di tutti quelli che sono coinvolti in questo conflitto e in particolare un grande settore della comunità, della società civile, tra cui anche i leaders religiosi. Ecco, De Mistura ha detto: non sono né ottimista né pessimista, ma non possiamo concederci il lusso di non tentare. E occorrerebbe che questa partita, diciamo, si giochi tra siriani, ritorni a giocarsi tra siriani con l'aiuto della comunità internazionale. Molti cristiani in questo contesto hanno cercato rifugio all'estero, altri hanno dovuto lasciare le loro case e vivono in altre città della Siria. C'è chi sostiene che stia morendo ormai persino la speranza di poter fare ritorno in una terra che peraltro per secoli è stata luogo di convivenza tra fedi e culture diverse. Ecco, tra i 7 milioni di sfollati interni, tra i 4 milioni circa di rifugiati nei paesi vicini, tra 1,5 milioni circa emigrati in cerca di lavoro in altri paesi, c'è anche una certa percentuale di cristiani. I vescovi stanno insistendo affinché i cristiani che sono costretti per salvare la propria vita, ecco, quando si trovano per esempio tra fuochi incrociati o cacciati in qualche posto dei loro villaggi, ecco, insistono affinché, se possibile, rimangano nella Siria, in altri posti della Siria oppure nei paesi limitrofi e che non vendano le loro proprietà in modo che un domani, ritornata la pace, possano ritornare ancora nei loro luoghi dove erano presenti. Aleppo è la città che più di altre sta patendo le conseguenze della guerra civile ed è forse la città simbolo della convivenza in Siria per molti secoli. Secondo lei ci sono possibilità di aprire, come è stato proposto, dei corridoi umanitari sotto tutela internazionale che consentano l'ingresso in città di aiuti per portare soccorso alla popolazione? La comunità internazionale ha tentato più volte di mettere in pratica questa iniziativa, queste possibilità. Purtroppo ancora non ci si è riusciti come si sarebbe dovuto, però bisogna tentare. Ricordo ancora che ci sono circa 4 milioni e mezzo di siriani per i quali è difficile un accesso agli aiuti umanitari internazionali e poi circa 200-220 mila siriani sparsi qua e là nel paese che sono assediati o dagli uni o dagli altri, e in questi villaggi, in questi quartieri non può entrare niente. E a questo proposito, ecco, vorrei ricordare qui a Damasco, Yarmouk, dove sono intrappolate da 2 anni ormai 15.000 persone, e il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon nel marzo ultimo scorso definiva Yarmouk come l'ultimo cerchio dell'inferno. Sabato 23 maggio, vigilia di Pentecoste, la Chiesa italiana ha proposto una veglia di preghiera per i cristiani perseguitati. In che senso la preghiera può aiutare chi vive in condizioni difficili come i cristiani in Siria? Siamo molto molto riconoscenti di questa iniziativa. Il Papa ci ricorda continuamente la forza della preghiera e ci ricorda, ecco, di non dimenticarci, ecco, di avere il coraggio della preghiera, e ci ricorda, ecco, la preghiera di tanti popoli
avere, ha senz'altro degli effetti la preghiera della Chiesa terrestre unita alla Chiesa celeste. E per quanto riguarda la Siria, vorrei ricordare, ecco, pregano con noi per tutti i siriani, in particolare per i cristiani che hanno particolare difficoltà, pregano con noi dei grandi santi martiri. Vorrei ricordarne tre: Sant'Ignazio di Antiochia, i santi Cosma e Damiano, e poi ci sono tanti tanti altri santi siriani e gente santa qui dichiarata santa vicino a noi nell'area del Medio Oriente. Fino a qualche giorno fa le due sante religiose dichiarate sante dal Papa, qualche giorno fa, ecco, tutte queste, la Chiesa terrestre unita alla Chiesa celeste certamente porta un aiuto, ecco, porta dei frutti. E vorrei ricordare, ecco, il grande evento su iniziativa del Papa Francesco, la giornata di preghiera e di digiuno del 7 settembre 2013, ecco, la preghiera per la pace in Siria, per la pace nel Medio Oriente e per la pace nel mondo. È stato un grande evento e qui lo ricordiamo con molta riconoscenza. E qui da Damasco vorrei anche ricordare un altro effetto della preghiera: preghiamo per tutti, preghiamo per la pace, preghiamo per la gente che soffre, preghiamo per i cristiani che soffrono, i cristiani perseguitati, preghiamo anche per i persecutori. E qui a qualche chilometro da dove vi parlo, ecco, commemoriamo il luogo dove un persecutore, uno dei primi persecutori della Chiesa, il giovane Saulo, è stato toccato dal Signore, gli è apparso e gli ha detto: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E da grande primo persecutore dei cristiani è divenuto, ecco, il grande evangelizzatore delle genti, San Paolo. Quindi la forza della preghiera che tocca tutti quanti, per perseguitati e anche persecutori, speriamo. Grazie, Eccellenza. Prego.